dicevano che le fiamme addirittura hanno raggiunto quasi l'ingresso della struttura dove eravate alloggiati. Sì, sì, hanno raggiunto l'ingresso, addirittura mentre noi evacuavamo avevamo paura che già fossero arrivate le prime case o le prime abitazioni, i corpi, i primi parcheggi delle macchine, mentre abbiamo saputo dal presidente che non dovrebbe essere successo nulla di drammatico né per le case né per le macchine. Si è arrivato proprio ai confini della struttura alberghiera, la strada di accesso è tutta bruciata, per intendere gli eucalipti che c'erano ai lati della strada sono tutti bruciati, questi li ho visti io con i miei occhi. Avete vissuto sicuramente degli attimi di paura? Abbastanza, però devo dire che sono stati eccezionali, organizzati benissimo, ci hanno avvisato per tempo, quindi siamo scesi subito in spiaggia dove già c'erano i barconi con i gommoni che ci aspettavano, quindi panico non ce n'è stato, siamo stati ordinati, passo affrettato chiaramente, però con ordine ci hanno fatto evacuare. È stato tutto abbastanza rapido perché non sapevamo se riuscivano ad arginare velocemente le fiamme, ma in realtà non è stato possibile, quindi eravamo tutti in piazzetta, nella piazza principale del villaggio e attendevamo chiaramente le disposizioni, sono arrivati velocemente di arrivare al mare in modo tale che potevamo avere la possibilità di essere soccorsi facilmente. In tempi molto rapidi ci hanno soccorso e devo dire che sono felice perché è la prima volta che insomma vedo che c'è stata, e poi un aiuto un po' da parte di tutti anche qui in paese. Soccorsi celerissimi sono intervenuti anche a imbarcazioni private? Sì, praticamente siamo stati tecnicamente allertati dalla Protezione Civile, quindi dalla prefettura diciamo in origine, che ha rappresentato l'esigenza intanto di monitorare un pochino la situazione. La situazione poi si è andata aggravando strada facendo, quindi siamo stati costretti a utilizzare i nostri mezzi sicuramente, che sono, è chiaro che il nostro compito è soccorso in mare, quindi abbiamo un certo numero di mezzi idonei al soccorso in mare. Dopodiché abbiamo allertato anche mezzi civili. Prima l'abbiamo allertati e poi utilizzati e devo dire che hanno risposto in una maniera esemplare. San Vito Lo Capo ha reagito veramente unita a dare soccorso e a prestare soccorso a chi in quel momento ha avuto veramente bisogno di noi. Siamo soddisfatti, la cosa è andata bene, non si è fatto male nessuno e quindi insomma siamo contenti.